Chiedono di poter tornare a lavorare presso il mercato rionale di San Michele a Sciacca i venditori ambulanti del settore alimentare. Rientrano tra le attività consentite dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma anche la circolare della Protezione Civile regionale, proprio in queste ore è intervenuta in tal senso, precisando che per quanto riguarda il commercio al dettaglio su aree pubbliche è consentita la vendita da parte dei venditori ambulanti dei soli generi alimentari nei mercati all'aperto, purché l'attività sia regolamentata dai sindaci per evitare assembramenti e con l'obbligo per gli operatori dell'uso costante di mascherina e guanti monouso. La maggior parte dei venditori ambulanti del settore alimentare del mercato di Sciacca provengono da comuni della provincia di Agrigento, ma anche di altre province. C'è tra questi lavoratori chi è presente a Sciacca da ben 35 anni. Si comprende dunque come il mercato di San Michele rappresenti per questi venditori ambulanti un'importante fonte di reddito. Oggi si fa portavoce delle loro istanze il sindacalista Enzo Danimarca della Confesercenti di Castelvetrano, che lancia un appello al sindaco Francesca Valenti. È quello di chiedere all'amministrazione comunale, al sindaco in particolare, che emana l'ordinanza di ripristino del mercatino con le dovute distanze, con le dovute accorgimenti del mercatino per quanto riguarda solo il settore alimentare, per ora. Tant'è che in molti comuni già questo i sindaci l'hanno fatto e se noi prendiamo, come dicevo poco fa, Pallarò per esempio, già funziona, a Catania già funziona, in provincia di Trapani, Castelvetrano, il sindaco ha fatto l'ordinanza, so che in provincia di Agrigento anche Sambuca ha già fatto l'ordinanza, per cui diciamo che è un'assurdità non farla aprire. Ovviamente controllare le dovute distanze, le mascherine, i guanti, tutto quello che la legge impone. Quindi in buona sostanza questi lavoratori chiedono di riaprire il mercato rionale che a Sciacca è il sabato solo ed esclusivamente per il settore alimentare. Il settore alimentare, certo, anche perché praticamente il settore alimentare non ha chiuso mai per la verità. Se lei vede i supermercati sono stati sempre aperti, ma infatti anche in quell'ordinanza del 27 aprile erano incluse anche il settore alimentare ambulante. Insomma, gli ambulanti del settore alimentare del mercato di Sciacca non comprendono per quali ragioni il sindaco non autorizzi la ripresa della loro attività. Non si capisce perché il sindaco di Sciacca non emette l'ordinanza per poterle fare lavorare. Per cui l'appello che facciamo all'amministrazione comunale è di dare la possibilità a questi lavoratori, per come dice la legge tra le altre cose, di poter iniziare a lavorare con tutti gli accorgimenti possibili e immaginabili che la legge prescrive, per garantire la sicurezza loro, la sicurezza degli acquirenti, quindi la distanza del metro, la mascherina, i guanti e tutto quanto c'è bisogno.